Ah, imitatore. Imitazioni particolari? Uccelli, animali e roba varia. Ecco, fa da solo, vuole che io le sia vicino? Se lei mi dà un aiuto. Una mano, cioè io dico adesso lei dovrebbe... Che cosa c'è, una foresta, una giungla? Bravo, adesso, bravo, questa era la, come si chiamava questo uccello, la folaga? No, queste sono le voci della giungla. La folaga adesso. La folaga è un uccello acquatico. Folaga, non ho mai sentito nominare. Folaga. Folaga. La madre e il figlio. Sì. Beh, sì. È che non lo conosco, ma forse non hanno... Adesso... La quaglia. Una cosa che piace molto al giudicone. La quaglia. La quaglia. Maschio e femmina. Una preda proprio io. La quaglia. Adesso la pavoncella. La pavoncella è un uccello trampoliere. Trampoliere. Uccello trampoliere. Così, scappa. Gambe lunghe. Il adesso in chiusura, all'inizio la giungla, adesso addirittura un pollaio. Mi permette, signor Sorbani? Sì. La gallina prima di fare l'uovo con il gallo in amore? Si accomoda nella sua postazione. Un attimo, giudicone. Allora. Un attimo. Dica, giudicone. Il telefonone. E che succede? Aspetta. Però il ci siamo, bravissimo. Ci siamo, bravissimo. Eccola qua. Allora, pronti? Per i cosi siamo arrivati a 34 milioni e 100 e dovranno indovinare i nostri amici, però devono fare qualcosa, no? Tu, uè. Tu. Nome. Io? Ciao Alberto, io mi chiamo Mario Caranante, vengo da Bacoli. Mario! Vieni da? Da Bacoli, in periferia di Napoli, anzi, sì. Con l'occasione per salutare tutti i miei amici, buonasera a tutti. Mario, ma sei venuto a fare un comizio? Veramente sono venuto a imitare un poco... un personaggio un pochettino strano che tutti conosciamo. E chi è? Un animale, una gallina. Ti fa piacere? Mi dà. Aspide, come? No! Se è bollita andrebbe pure meglio. Vai. Allora, la gallina prima dell'uovo. Prima dell'uovo. La gallina prima dopo l'uovo. Dopo l'uovo. Pigliamolo tutto, Giuliana. Ok? Il gallo innamorato. Allora, il gallo innamorato, se Giuliana è pregata di mettersi un attimo. Qua è Giuliana. Questa è Barbara. No, è perché Barbara. La regista, la Giuliana, regista se la vuoi che la caliamo. No, allora, Barbara, se ti metti un attimo qua, Barbara, tu sei la gallina innamorata, il gallo la mattina si alza. E sta tutto eccentrico. No. Mi avete molto deluso. Molto, molto deluso.
Lei, onorevole Berlusconi, e anche lei, onorevole Rutelli, vi avete molto deluso voi due. Vergognate. Buonasera, cardinale Vesponi, ma che sta facendo? E sto mettendo in riga questi due. Questi non due. Ci si comporta così. Ecco, no, aspetta, no, ma, cardinale! Sì. Ma che fallimento! Sì, sì, ma non erano 40. 42 calci nei coglioni ti hanno dato uno. Ci ricolleghiamo con il cardinale? No, 10.000 per lo schiaffo pesante. Questo. No, io ti ho dato uno schiaffo leggero. Lo schiaffo pesante è questo. Rutelli, mira, su. Basta che fa vengo più. Cardinale Vesponi! Guardate che dovete fare. Cardinale. Ma che sta, cardinale, ma che sta facendo? Questi non erano Berlusconi e Rutelli. Non sono Berlusconi e Rutelli, sono due figuranti. Cardinale! Sì, ho dovuto rimediare perché me l'ha dato un marocchino. Sì, io non ho il budget di Celentano. Sì, ma sono... Ora andate che dovete andare da Castagna a fare gli innamorati sfigati. Va, su. Mi consenta. Ma che è un truffatore? Basta, non se ne può più di questo mentana. Basta con questa informazione bacchettone e seriosa. Ci vuole più leggerezza, ci vuole più frivolezza. E io mi sono adeguato. Tieni. Ma cosa, cardinale? Ma... Potete andare adesso. E i soldi? Eh? I soldi? Quali soldi? Stavolta gli schiaffi li ho presi io, eh. Oh. Ma cardinale! Sì. Ma non sono Berlusconi e Rutelli, sono sempre le solite controfigure. Mi consenta. Mi consenta un par de pari. Vesponi. 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 Alessandro Ruotolo. No, non lo faccia. Ruotolo? Santoro, non lo faccia. Ruotolo. L'ha fatto, Santoro. Ruotolo. La prego, Santoro, almeno. Ruotolo. Ma cosa fa? Su. C'è un collegamento, Ruotolo. For sure.